Nella conferenza stampa pre-Napoli-Lazio, uno degli anticipi di oggi per il terzo turno di Serie A, Rudy Garcia ha brevemente parlato anche di quella che è stata la sessione di mercato del Napoli e a domanda specifica ha risposto su Jesper Lindström, ultimo acquisto in ordine cronologico proprio del Napoli, con il giocatore che è stato già annunciato, ufficializzato e, secondo quello che ha detto il tecnico dei partenopei, siederà inizialmente in panchina per il match contro la squadra di Sarri. Garcia, parlando di Lindström, ha detto: è un giocatore interessante che mi permette di variare tantissime soluzioni offensive. Approfitto, ecco, questo passaggio mi è piaciuto quando dice dobbiamo parlare del nuovo, ok, ma sappiate che io non dimentico chi è già qui. Ci sono degli equilibri, ci sono delle rotazioni, ci sono delle gerarchie da rispettare, quindi vedremo se Lindström sarà già pronto per essere inserito a partita in corso, anche a seconda di come andrà, ma sarà propedeutica la pausa per le nazionali per poter lavorare un pochino più a lungo col gruppo e ripresentarlo al 100% per dopo appunto la sosta che arriverà proprio dopo questa giornata di campionato. Un Garcia molto, diciamo, anche abbastanza deciso nella valutazione, pur promuovendo il ragazzo, definendolo talentuoso e molto molto duttile dal punto di vista offensivo. E allora chi è Jesper Lindström, la ciliegina sulla torta del mercato estivo del Napoli? Un mercato particolare che era iniziato a rilento e poi è proseguito con l'innesto di alcuni giocatori che possono andare a puntellare la rosa di Rudy Garcia. Parliamo dal punto di vista economico di un calciatore su cui De Laurentiis ha comunque fatto un investimento importante. 5 milioni di euro di prestito oneroso versati subito nelle casse dell'Eintracht di Francoforte, più un obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro, con un contratto di 5 anni, scadenza 2028, e lo stipendio, secondo fonti che ho trovato sul web, dovrebbe essere di 2,3 milioni di euro netti, assolutamente nei parametri col bonus del decreto crescita. Lindström all'Eintracht aveva un contratto fino al 2026. Il ragazzo è un classe 2000, quindi va per i 24 anni, danese, pilastro anche della nazionale biancorossa. Diciamo che tatticamente potremmo incasellarlo, se dovessimo per forza trovargli una posizione, come esterno sinistro, quindi proprio nella mattonella di Zvaraskeglia. Però in realtà, se si va un po' a scorrere anche i suoi progressi in Bundesliga, dove ha passato le ultime due stagioni facendo molto molto bene, si vede che è un profilo poliedrico, molto duttile tatticamente, come accennava Garcia, le cui caratteristiche migliori sono sicuramente la velocità, la grande accelerazione sia nel breve che nelle medie distanze, molto bravo nel dribbling, quindi nell'uno contro uno, creare superiorità numerica, e ha un'intelligenza tattica che appunto gli permette di diventare decisivo in diverse zone del campo. Parlando di numeri, invece, Lindström arriva da una stagione, la 2022-2023, chiusa con 38 presenze tra campionato e coppe varie, 9 gol, 4 assist, ma è paradossalmente nella 21-22, la prima all'Eintracht, che lo aveva acquistato proprio nell'estate del 2021 dal Brøndby per 7 milioni di euro, a proposito di mercati che andrebbero battuti per tempo e dove si trova talento a quintalate spendendo poco. Ecco, dicevo, il primo anno con l'Eintracht, 21-22, 39 presenze, quindi una in più dello scorso anno, con 5 gol, ma addirittura 9 assist. Quindi l'anno scorso è migliorato in fase realizzativa, mentre il primo anno si era messo in mostra principalmente per in fase di rifinitura. Sempre nel 2021-2022 ha vinto anche il premio come Rookie of the Year della Bundesliga, quindi miglior giovane. Andando un po' a scartabellare la questione delle statistiche, non ho trovato nulla di rilevante, se non il fatto che l'anno scorso Lindström si è classificato undicesimo nella graduatoria dei key passes totali. Quindi è un significativo il fatto che partecipi molto alle azioni da gol. Questo per il Napoli è molto importante, per una squadra che della fase offensiva fa il suo cavallo di battaglia, e infatti è anche interessante capire come verrà inserito, perché stando alle parole di Garcia
Lindstrom, diciamo che può essere un backup di Kvaratskhelia, ma qualora dovesse ritagliarsi uno spazio titolare, potrebbe soffiare il posto sulla destra, per esempio a Politano, pur essendo destro di piede e giocando quindi non a piede invertito, ma sul piede forte. Ma qualora Napoli dovesse pensare di varare definitivamente un 4-2-3-1, Lindstrom potrebbe fare anche il, diciamo, trequartista, sottopunta a Osimhen, magari con due mediani, di cui un interdittore che gli copre le spalle, sgravandolo da compiti difensivi. Insomma, le variazioni tattiche che offre un giocatore come questo ragazzo danese sono veramente tante. Garcia, che ha provato a celare l'entusiasmo per questo arrivo, sa di avere in mano un diamante, nemmeno troppo grezzo, visto che comunque si è già smaliziato in un biennio molto importante, in un campionato di livello come la Bundesliga. Il resto sarà dato dalle solite cose: l'ambientamento, bisognerà capire se, come e quanto ci metterà davvero a ritagliarsi uno spazio, magari non da titolare, ma importante in questo Napoli, che è un contesto già collaudato, e oltre all'ambientamento bisognerà vedere anche che impatto potrà avere su un calcio nuovo, diverso dalla Bundesliga. E anche, come dico sempre, per questo, per avere la controprova, servirà ovviamente il campo.